chiamo a boccaccio con la capa. Dicendogli che non risponde al telefono, che sta impegnato, dicendogli cosa sta succedendo e chiedendogli i lumi. Se mi risponderà, vi informerò. Quella sì, che, ma nessuna immagine. Allora la Cappella Sistina, il David, li vedi ovunque, no? Ci vede Nova Marche, c'ha le palme, fanno illuminate a casa. A Milano gli assessori litigano con la gente, perché la gente hanno messo dei cazzi enormi in una piazza. Gli assessori dicono no, ma è arte, capito? Là è il contrario che qua, capito? Perché in realtà l'oggetto non ti fa violenza fisica, ti può disturbare. Ma una violenza da dire Dio mi metti in imbarazzo, solo un'azione la può fare. Neanche tanto l'oggetto, un mutuo non ti fa l'azione, capito? E per arrivare a capire questo concetto qui, si è voluto uno con una capa così, un avvocato, esperto d'arte, che mi ha contattato lui, capito? No, cercate, mi ha contattato lui quando ero a Barcellona, ero all'aeroporto. Che gli è capitato una mia scultura, che era degli artisti, si è conosciuto. Ed è il cazzo sui macchinoni, perché stanno, io ho servito a mani basse su questa cosa, ve lo anticipo. Comunque vada, io ho vinto a mani basse su questa cosa. In più ho la legge dalla mia, capito? E anche se fossi fuori la legge, io avrei vinto comunque, ve lo anticipo. Non devi anticipare nulla. No, ma non come sfregio, come dire, cioè, per dire che questa cosa che stanno vivendo adesso. Noi abbiamo un ruolo, dobbiamo solo. Fa parte forse del lancio della cosa, perché comunque l'attenzione che ho avuto grazie a questa cosa che è vera, per me è oro, capito? Ma se io accettassi quello che voi mi imponete, io sarei un buffone. Tutto quello che ho detto fino adesso sono chiacchiere, capito? Io non faccio chiacchiere, sono vero quello che sto facendo. La gente vede solo il cazzo, perché è uno specchio questo. Vedono il cazzo che conoscono loro pieno di pregiudizi. Ma quando io loro, perché non l'ho ancora raccontato, adesso lo sono mostrato, poi lo racconterò, io scommetto un mucchio di soldi quando io l'ho raccontato e tu lo vai a vedere, tu lo vuoi in casa. Vedrai. Ma non tu, tutti quanti, diventerà, prenderai il posto di Padre Pio, ma da Padre Pio in pensione. È una cosa un po' lunga perché i tempi sono lunghi. Infatti ho interrotto, che sto scrivendo il ricorso perfetto, perché io sono adesso ho firmato il mio lavoro per rispondere a voi, perché io lo so che è un attacco questo.
non sto scherzando, io sono pronto a rispondere a questa roba qua. E no, vedo il file là che sto preparando la cosa per rispondere al prefetto e ho già la testa al giudice di pace, capito? Perché vado avanti io, cioè non mi fermano. Ma è rispettabilissimo, ma cioè... No, capite perché? Però sono previste, ma neanche noi direi che dire che ce l'abbiamo. Sì, però voi dovete, chiaramente di fronte a un altro cittadino sì, mi permette considerazione. Stiamo giusto? Anche aspettando. Questo è umano, cioè non è che non siamo in una dittatura, ma se fossimo mi prendi di qualche, a quel punto di qualche altro spari che verranno adottati, lei sa benissimo che di fronte a un sequestro o a un verbale c'è sempre un organo nei cui confronti si può ricorrere, quindi ci sono le tutele che lei prima diceva. No. Però siccome tutta questa cosa si risolverà dal giudice di pace, tutte le multe si risolveranno dal giudice di pace. Allora io le assumo tutti quanti lì, certo. Allora è inutile che mi smantellate una cosa no, che è in giudizio, allora, perché se la buttate lì vuol dire che è già stata giudicata. No, non è così. Non è così. Io mi sto ponendo. Il sequestro amministrativo, cioè lei già nell'immediato, può opporre ricorso. Quindi, io lo pongo subito, sono vivo, lo pongo subito. Non aspetto la burocrazia dei tempi che l'essere umano muore se segue quei tempi lì. E le civiltà si sono estinte tutte quando si sono andate all'istinto. Assolutamente noi vogliamo rispettare le sue prerogative. Siamo in là. No, ma comunque guarda, la cosa che succede è finimente. Anche per quelli che credono che no, le cose devono restare in decoro, non si capisce bene cosa è questo decoro. Quel Natale che conosciamo tutti gli anni, che lo vedi, a buon Natale, auguri, auguri, quello va bene, non è indecente. Una roba che è venuta su per... non sapete che cosa mi ha acceso stabile di Natale. E io mi sono detto, perché quando ho fatto il tempio, perché c'è il tempio di là, c'è un tempio greco, no? Nessuno ha detto bau. No? Eppure è un posto sacro anche quello, no? Con le colonne. Dopo la prima volta, con questo qui, multa, e ho scoperto un mucchio di gente che mi segue nel sud dell'Italia, ma giovani, Napoli, Palermo, eccetera, che mi dicono, vai avanti, ti seguiamo dal 2015. Io ho detto, pensavo che... perché io questi video li faccio per me, fondamentalmente, però so che c'è qualcuno che mi segue. E ho scoperto che c'è della gente che grazie a questo, è andato fuori e mi ha detto, vai avanti. Come li produce questi prodotti? No, adesso io sto creando i personaggi perché mi servono per fare un racconto. No, vabbè, la produzione come avviene? Adesso io faccio. Una volta che cioè, c'è un calco. Guarda, questo qui è il capostipite. Questo io l'ho modellato nel 1992 per fare 10 cazzi uguali che mi sono serviti per un video che ha vinto il primo premio in un concorso cinematografico. Da allora gli altri cazzi sono andati chi venduti, chi regalati, eccetera. Questo è l'unico superstite che io tenevo insieme alle mie sculture in vetrine eccetera, no? E poi quando con il progetto radare sono andato avanti scherzando un giorno la mia socia mi ha detto perché quello che faccio più di dipinto piace anche ai bambini, piace molto, no? Sarebbe bello farlo con le carte dei baci, ho detto ma sì, va per il gioco, abbiamo provato con una cosa speciale e ce l'abbiamo fatta. Allora, per il compleanno della Davide abbiamo messo i cazzi che mi avete montato la prima volta, no? E lì mi sono accorto, ma come mai che... E lì che mi sono accorto del potere che hanno questi cazzi qui, no? È una vita che faccio delle opere d'arte che ne parlerà il mondo, che piangeranno in futuro, almeno non le vede nessuno, non mi caga nessuno, vedono il cazzo e finalmente mi vedono, e mi vedono come... Ma sei un po' qualcuno, no? Chiedono, ma quello lì... Tu amico, parliamone, o è un gran porco o è un gran nero, perché non sa darmi un'etichetta, ma come questi cazzi, sai, fai parte per due categorie, non puoi essere uno che ha qualcosa di buono da raccontare, no? E invece sì, questa è la sorpresa, in dietro questi cazzi c'è un racconto che voi lo aspettavate da una vita di abbracciarlo, e io non mi fermo anche per voi, ma principalmente per me. È arrivato il... Oh, buongiorno! Buongiorno! Chi è il titolare del... Sono io? Un
Buongiorno, io mi chiamo Andrea Giacomini, sono il comandante della Polizia Municipale. Allora, le spiego, credo i colleghi le abbiano rappresentato quello che sta succedendo. Noi dobbiamo dare esecuzione a questo provvedimento. Giusto o ingiusto che sia, non sta a me deciderlo, perché ovviamente non si tratta da parte nostra di essere nelle condizioni di poter dire né se è giusto né se non è giusto. La Prefettura ha respinto il ricorso che fu fatto rispetto a un suo precedente è chiuso, è chiaro, tra l'altro io sono fiducioso che lei potrebbe anche avere ragione, no, io vinco, cioè, sicuro. Il problema è questo: noi oggi dobbiamo adottare il provvedimento di sequestro rispetto a questa opera, rispetto a questa e rispetto a questo cartello. Con quale motivazione? Con la motivazione che è oggetto dell'illecito amministrativo previsto dal nostro codice penale, depenalizzato. Non può essere il mio avvocato. Lo chiami se è così. E lui? Dica di venire così. Ah, ciao avvocato, sono qui che sto parlando. Chi è il comandante? È Giacomini. Il comandante? Il comandante, sono qui con il comandante dei vigili di Ravenna, che sono venuti a dire che volevo fare. Se vuole ci parlo, così ti spiego. Te lo passo, Fredo? Ok, ti passo il comandante che ti spiega cosa vogliamo fare, che mi oppongo, poi vediamo, te lo passo. Avvocato, sì, buongiorno. Sono ripresi. Ok, perfetto. Allora, buongiorno, sono il comandante Giacomini. Guardi, scusi un attimo, intanto la telecamera la spenga, perché io non intendo essere ripreso. Lo vuole spiegare che al suo cliente... No, ho il suo cliente che ha montato un trespolo con una telecamera con la devo quale stare la telecamera, avvocato. Se cortesemente gli spiega che nell'esercizio della mia funzione non è un'esibizione, poi glielo dica anche lei, così almeno se ne convince, poi le dico cosa dobbiamo fare. Sì, devo interrompere la registrazione del comandante? Ah, ok, va bene, vi faccio il comandante. Ok. Ed è giunto il momento. No, questa in realtà è una questione che impegnerà poi tutta la non l'aspettavo così, non lo immaginavo, ma la pace che c'è fa sballare anche me, il mio cuore lo sa volare lontano con la pace del cielo, sempre dentro di me. C'è che è un momento del caso, c'è, forse canta anche te. C'è, che è un momento del caso. C'è, senza ma senza sé, era tanto lo sai, che la sognavamo, ma quanto è meglio così, che se andassi siamo con la braccia di pari. Ora nel cuore e la forza del sole, il fiore che c'è. Questa è la sanzione amministrativa, è stata a seguito della violazione di cui l'articolo 725. Questo è l'attento, questo è il sequestro, quindi riguarda questa attenta nota, questo è stato. Quindi se la posso indicare, l'interessato può proporre in funzione dell'autorità competente indicata dalle varie amministrazioni. Quindi è indicato che può proporre opposizione all'autorità competente indicata nelle varie prestazioni, abbiamo detto il prefetto, quindi lo può fare al prefetto.
può altresì proporre istanza di restituzione della medesima autorità con le modalità previste dall'articolo 19 della legge 689, quindi anche la restituzione. Deve aspettare, già su questo può chiedere. Sì, sì. Vuole spostarli qua? Sì, li volevo mettere in vetrina perché sono meglio. Ci vediamo, buone feste. Però non è difficile perché è pesante. E lei adesso è il custode responsabile, ha visto che abbiamo lavorato bene, gli abbiamo messo a posto tutti. Buone feste di nuovo. Di nuovo. Un bicchiere di vino che prima poi ci vediamo. Grazie. Se questo no, adesso mi viene salutare. Come promesso, se la terza multa sarebbe arrivata prima di 26 gennaio, l'avrei accettata perché è come il terzo re mago di questo Natale del Cazzo. È arrivata, la multa è qua, il terzo verbale che mi è stato fatto, con in più questa volta il sequestro cautelativo tutta la cosa, eccetera. Io sono anche custode. Allora, questi sono i pacchi dove i falli sono stati messi, cioè sono stati messi dopo il sequestro. Allora, siccome qui l'albero è spento senza i suoi pro di falli, per lasciargli un lumicino di vita prendo l'anima in Swarovski e la metto qua. Poi preparerò un cartello, perché mi hanno sequestrato anche il cartello, vedete il cartello, non c'è più, è dentro da qualche parte. Allora, per dargli un minimo di anima all'albero di Natale, nell'assenza, adesso comunque vediamo come finirà la cosa. Se bianco Natale, ecco, finita.